Ed è stata smantellata un'organizzazione criminale specializzata nella tratta di uomini tra la Tunisia e Mazara del Vallo. Tra le accuse, istigazione al terrorismo. L'indagine è partita dalle ammissioni di un pentito della Jihad. Pier Giorgio Giacovazzo. Era una sorta di agenzia viaggi per terroristi islamici, specializzata in traversate dalla Tunisia alle coste siciliane, con natanti offshore rapidi e invisibili. 2.500 euro a viaggio o anche il doppio per i terroristi ricercati. L'organizzazione, smantellata dalla DDA di Palermo e dai carabinieri del ROS con 15 provvedimenti di fermo, sbarcava i suoi viaggiatori direttamente sulle spiagge, senza passare per i porti, quindi garantiva anonimato e clandestinità. 13 tunisini e 2 palermitani, 8 arrestati la scorsa notte, accusati a vario titolo di terrorismo, associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al contrabbando di tabacchi ed esercizio abusivo di intermediazione finanziaria. Tra i 7 latitanti c'è il capo, un magrebino custode della cassa comune con la quale potevano finanziare anche le attività terroristiche, nonché Mujahideen 2.0. Sul suo profilo Facebook e sui social faceva propaganda di diffondendo preghiere, immagini di kamikaze, scene di guerra e persino uccisioni di ostaggi. L'indagine è partita 2 anni fa dalle confessioni di un pentito della Jihad. L'uomo, allora detenuto, disse ai magistrati: «Voglio evitare che vi troviate un esercito di kamikaze in Italia».